Andiamo a vedere adesso le icone che compaiono subito sotto la barra dei comandi a tendina. Abbiamo nuovo documento, apri documento, salva, copia, incolla, cancella, annulla l'ultimo passaggio, ripristina il passaggio appena annullato, inserisci una nuova pagina, pagina precedente, pagina successiva per scorrere il documento che stiamo creando, riproduci pagina, uno strumento interessante con il quale possiamo ripercorrere in una sorta di video passo passo tutte le operazioni fatte in un documento. Lente di ingrandimento per ridurre la visualizzazione dell'immagine o aumentarla, sposta pagina, oscura schermo, la tendina di cui abbiamo già parlato, la videocamera, seleziona oggetto, il comando per selezionare gli oggetti e per gestire quindi poi gli oggetti, la gomma con una serie di opzioni, la penna con una serie di opzioni, il riconoscimento delle figure geometriche, ovvero il riconoscimento del testo a seconda di quale opzione abbiamo selezionato all'interno del menu disegna, lo strumento per riempire delle campiture di colore, lo strumento linea. Quando clicchiamo su linea possiamo gestire le tipologie della linea. E qui abbiamo un elenco di tipologie selezionabili. Possiamo anche, se manteniamo selezionato il comando linea, possiamo anche selezionare lo spessore della linea da questo comando. Da quest'altro comando lo stile di inizio, fine e nuovamente la tipologia di linea, se continua tratteggiata e con la tipologia di tratteggio. Quindi se vogliamo che la linea abbia un terminale a freccia e un altro terminale puntato, selezioniamo un terminale a freccia e l'altro terminale puntato. Ancora possiamo selezionare, sempre per la linea, il colore. Ed ecco la nostra linea. Posso decidere di cambiare lo spessore, posso decidere di cambiare la tipologia di tratteggio, posso decidere di cambiare la tipologia di terminali, lascio un terminale con la freccia e l'altro anche con la freccia, cambio colore. Ed ecco la mia freccia. Posso impostare anche le opzioni di trasparenza. Ad esempio, imposto il 50% di trasparenza. Cambio il colore. Ed ecco una linea di colore diverso con una trasparenza del 50%.